E io non voglio e guai se io vedo qualcuno che scrive di scienza quando vedo una gente, allora io non ho mai detto, allora smentisci, allora smentisco di avermi detto che ho fatto una prova, smentisco di avermi detto che si alza vedendo il maggiordomo, si alza vedendo il signore, prova registrato di rossi, chiunque lo scrive e basta, e questo non è non è una mitraglietta, chiaro? E io non ho fatto è chiaro? E basta! Ma non è possibile dirigere questo paese, una persona che ha una potenza sessuale di questo tipo, amica intima di Putin, con questo non significa la stima che ho per Putin, gente, Putin indubbiamente persona fisicamente si sente, una persona di muscolo, una persona che ha un qualcosa di profondamente attraente, questo sì, ha qualcosa di forte, mi piace asciugargli il sudore della fronte, è il suo sudor, mi piace, ma non da pensare addirittura al rapporto sessuale, quale Putin, come si sa, è il pedofilo, lo dico io, l'ha detto un certo documento, casualmente poi ucciso, e altri giornalisti casualmente poi ucciso, ma non nel senso di ucciso, nel senso benevolo della parola, il quale Putin gli piacciono le bambine. Ma io non dispero, avendo tante cose, tante qualità, io credo che anch'io, volendo, posso sembrare una gallina, che dite? Ci sembro? Posso sembrarlo? Io ritengo di poterlo sembrare. E poi loro hanno tante tradizioni della Russia, la quale io non avevo mai capito, ora che il comunismo è finito, loro hanno questa vecchia tradizione di fare sempre figlini quando fai l'amore, perché servono i servizi segreti. Io mi credevo, pensate, che il cinema russo fosse una scorciatura, invece adesso voglio recuperare tutto il cinema che non ho visto. Questa carezza di Putinchi, io la voglio vedere questa carezza di Putinchi. Perché mi spetta come natura di persona virilmente, straordinariamente, che ve la faccio vedere, signore, se venite qua, se non ho questo virilmente, del resto, si sa che dicono delle persone basse, c'è anche quella canzone famosa che tante volte ho cantato nelle crociere, dicono che un nano ha di tutte le virtù, la più indecente, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo, non è sì, non è senso, tenete voi, quella brunetta, era la differenza brunetta, altro discorso. Allora, per i giornalisti, se io mi sono dovuto, costretto a mettere il rossetto, è perché in questo spettacolo non c'è figa, e allora se permettete di prendere, che deve pensare a fare spettacolo, c'è bisogno di figa e ancora, si mette anche a fare la figa, ma se devo fare tutto io in questo paese, devo scrivere i giornali, devo scrivere le leggi, devo mettere le ministre prima a letto, poi alle ministre, insomma, poi devo anche fare la figa, e allora, ma voi venite che io vi dimostro, venite che io vi dimostro, accomodatevi.